Buongiorno, rispondiamo a Valeria, tra parentesi il nome di mia figlia, per cui c'è un piacere aggiunto. Mi domanda, dopo un intervento di quadrantectomia e rimodellamento contralaterale, cioè si usano le tecniche di chirurgia estetica generalmente bilateralmente, per avere le cicatrici uguali, non so bene, lei non mi ha spiegato bene che cosa ha fatto dalla parte della quadrantectomia. E stando a quello che lei mi dice, il risultato non è ottimale, cioè un seno un po' più piccolo, l'altro secondo lei non ha delle cicatrici buone, e chiede se si può comunque migliorare questo esito. Ma generalmente, guardi, si può agire su tutte e due, sia migliorando magari le cicatrici, oggi ci sono le tecniche di diversi tipi, sia riprendendole chirurgicamente, usando fili diversi, oppure con quelli che vengono chiamati PRP o altro ancora. E per raggiungere una simmetria anche nel seno dove ho fatto il quadrante la radioterapia, oggi si può utilizzare un trapianto di cellule adipose, bisogna sempre valutare insieme al suo chirurgo e al suo oncologo qual era il tipo di tumore che ha avuto, in modo tale che non le facciamo correre rischi. Oggi c'è un po' ancora di discussione su questo. Ormai siamo sicuri che il lipofilling non possa interferire con la malattia. Però, siccome qualche dubbio c'è ancora, nonostante le pubblicazioni fatte a livello internazionale, e sia addirittura stato accettato dalla Società Americana di Chirurgia Plastica, che è abbastanza attenta con la Food and Drug Administration su queste cose, un po' d'attenzione ci vuole sempre. Per cui, una volta consultato il suo chirurgo, il suo oncologo, io credo che facendo un buon lipofilling da una parte, rimodellando, e si può rimodellare anche se ha fatto la radioterapia, mettendo a posto un pochettino la contralaterale, possa arrivare a un buon risultato cosmetico. Certo non potrò più avere le mammelle di prima, perché comunque qualcosa è stato tolto e ha fatto la radioterapia, ma ottenere un buon risultato penso di sì. Consulti i suoi esperti in questo campo. A presto.